Buonasera amici di MRTV, benvenuti a questa nuova puntata del Cittadino Sovrano. Buonasera Marco Ludovico. Ciao a tutti, ben ritrovati. Ciao Marco. Allora, questa sera partiamo con questo nuovo Entusiasmo. argomento. Certo che c'è sempre l'entusiasmo, se no non saremmo qua. Chiudiamo la trasmissione e chi si è visto, si è visto. Allora, gli uomini discutono, la natura agisce. Beh, direi che è una frase che forse qualcuno ha riconosciuto perché è stata detta da un personaggio abbastanza famoso, direi, ovvero Voltaire. Disse appunto questa bellissima frase che rispecchia perfettamente quello che succede quotidianamente in questo pianeta. Ok? Quindi noi vediamo che in realtà gli uomini parlano, discutono tanto, fanno tantissime ipotesi, nel frattempo però il tempo passa. Quindi cosa accade? Accade che spesso e volentieri vorremmo fare tantissime cose, in realtà a forza di parlare queste cose non vengono poi fatte. E invece la natura cosa fa? Beh, la natura silenziosa continua ad agire. E infatti abbiamo visto anche l'immagine della copertina. E c'è questo paese, vabbè, forse magari la scritta un po' copre, però c'è questo paese che è stato abbandonato e la natura si è ripresa ovviamente il suo spazio. E perché avviene questo? Perché la natura va avanti, la natura non si ferma, ma soprattutto non si arrende mai. Quindi è un aspetto molto interessante perché noi possiamo fermarla magari finché, quando le persone abitavano in questo paese, potevano fermare l'avanzare della natura che stava comunque cercando di riprendersi il suo spazio. Però cosa fa la natura? Non cede mai, non si ferma, non cede, non rinuncia mai. Ma Noi escluse invece senza che... scritte per agevolare Sì, con i grazie nostri Marco. potenti mezzi in diretta. Esatto. Abbiamo una regia meravigliosa, quindi Fantastico, fantastico. molto efficiente, efficace ed efficiente, quindi Come la natura, quasi. come la natura, esatto. E questo è uno dei primi aspetti, appunto, che la natura non cede mai, su cui voglio focalizzarmi questa sera. Infatti, noi spesso e volentieri, a forza di parlare, cosa facciamo? Facciamo tutta una serie di ipotesi che ci portano poi a rinunciare a fare le cose che vorremmo. In realtà, cosa fa la natura? La natura va avanti. La natura con la sua azione dimostra che ogni suo gesto, ogni istante sta facendo la cosa giusta. E questo perché? Perché non ha una mente duale che in realtà mettere in dubbio il fatto che qualcosa sia sbagliato. Però per natura ovviamente non si intende solo la parte vegetale, si intende anche la parte animale. Gli animali infatti agiscono, non pensano, vanno d'istinto e quindi sanno sempre che quello che stanno facendo è l'azione più corretta. Marco, cosa vuoi dire in merito a questa prima considerazione? Ma allora, proprio sulla base dell'immagine che abbiamo visto, e anche di un libro che tra l'altro sto leggendo proprio in questo momento, avvalora ancora di più questa tesi. L'immagine che abbiamo visto mi ricorda tanto
un documentario che vidi qualche anno fa su Chernobyl, per esempio, dove ovviamente l'attività dell'uomo e qualche disgrazia, diciamo, aveva portato a un leggerissimo allontanamento degli esseri umani da quella zona. E in realtà, questi cameraman che tornarono a fare questo servizio a distanza di tantissimi anni, ancora tutti bardati per le radiazioni e tutto, mostrava una città praticamente uguale a quella che hai messo in copertina. Cioè la natura si era non solo non era morta, ma si era riappropriata di tutto. Le piante, la vegetazione aveva ricoperto qualsiasi cosa, gli animali erano tornati a prendere possesso della terra, quindi si vedevano animali circolare, un po' come, non so se vi ricordate, all'inizio del primissimo lockdown, quando si vedevano animali di ogni tipo che quatti quatti si affacciavano alle città per vedere se ci fosse ancora qualcuno. E questo, diciamo che da un lato dà speranza, ma fa capire anche quante volte forse ci stiamo sopravvalutando, nel senso che si sente spesso parlare di come l'uomo debba salvare il pianeta piuttosto che fare tante altre cose, che per carità. Se si riesce a non far danni, non è che fa male, cioè, quindi non è che incitiamo a rovinarlo, però da qui a pensare di poterlo distruggere, soprattutto se calcoliamo quanti anni ha lui e quanti anni nella migliore delle ipotesi possiamo campare noi, secondo me, diciamo che la dice lunga. Soprattutto poi se vediamo, purtroppo l'abbiamo visto anche negli ultimi anni, quanto può essere tragicamente forte la natura. L'abbiamo visto con i terremoti, con gli tsunami, con le eruzioni vulcaniche, cioè quello che l'uomo si pone l'obiettivo di cambiare in 30 anni, 50 anni, la natura lo fa in 5 minuti. E quindi forse dovremmo, l'equilibrio sta proprio nel ripristinare un corretto rapporto in primis con la natura, riconoscendole la superiorità che le spetta, cioè non sopravvalutandosi più del dovuto. E dall'altro poi anche di conseguenza, penso, una volta ristabilito corretto ordine di gerarchia fra le cose, poi forse riusciremmo anche a vivere in maniera un filino più decente anche tra di noi, perché ci renderemmo conto che tante cose, se noi siamo infinitesimamente piccoli rispetto alla Terra, per non parlare dell'universo e delle galassie, tanti problemi forse potrebbero riprendere il posto che meritano nei nostri pensieri e nelle nostre preoccupazioni. L'altro aspetto, Marco, che mi piacerebbe porre, anzi, che voglio, non mi piacerebbe, che voglio porre in primo piano, è il fatto proprio che gli uomini discutono. Cioè, cosa significa tutto questo? Che noi spesso e volentieri stiamo lì anche quando dobbiamo fare dei progetti, dobbiamo programmare qualcosa, dobbiamo decidere quale azione fare, in realtà stiamo lì a fare tutta una serie di ipotesi, di tesi, ci facciamo delle teorie che possono essere più o meno applicabili e a volte andiamo avanti anche tantissimo. Quindi cosa succede? Succede che passa il tempo, appunto come dicevo prima, e in realtà non stiamo facendo niente. Quindi è il fatto che subentra un'altra situazione finché noi continuiamo a parlare e a discutere, cioè subentra il fatto della procrastinazione.
La procrastinazione in realtà è il rimandare avanti nel tempo un'azione che è importante fare. E noi appunto a forza di discutere facciamo questo, perché? Perché non facciamo altro che far lavorare continuamente la nostra mente, che mente, ok? Ma perché mente? Mente perché è duale. Quindi, beh, potrebbe essere questa cosa. Sì, però potrebbe essere anche questa. Ma dobbiamo valutare anche questa cosa qua. E poi c'è anche quest'altra cosa qua. E questa? Ma allora cosa faccio? La prendo sta decisione oppure no? Ecco. E come dicevo, il tempo passa e scadono i tempi per poter realizzare qualcosa, cioè non c'è più il tempo utile. Quello che succede in questo arco di tempo è che noi abbiamo smesso di vivere. Mentre la natura continua a vivere dal primo all'ultimo istante, cioè anche un seme dal momento in cui inizia a germogliare al momento in cui ovviamente poi magari questa pianta smette la sua esistenza terrena, in realtà fino all'ultimo istante, dal primo all'ultimo istante, vive. Noi invece non facciamo altro che perderci momenti di vita, proprio perché discutiamo. E quindi tutte le azioni utili vengono ridotte, nel senso che se abbiamo la possibilità di fare 10 azioni, magari ne facciamo solo 3. E poi arriva sera e cosa diciamo? Non sono riuscita a fare tutto quello che dovevo fare. E certo, finché discuti, ti metti lì, ti metti a parlare, continui a contrastare quello che magari l'altra persona dice, oppure accade il contrario, cioè altri contrastano le tue decisioni e quindi gli uomini discutono. La natura fa, genera. E quindi questa bellissima frase appunto di Voltaire mi ha fatto veramente riflettere tantissimo su quella che è la differenza tra un essere umano e un animale o una pianta. Cioè, l'essere umano si complica continuamente una vita che in realtà sarebbe molto semplice. E quindi abbiamo questa capacità, questa caratteristica molto particolare, ma in realtà tutto sarebbe più fluido se noi semplificassimo invece che complicarci la vita. Marco. Sì, e soprattutto alla fine, volendo sfruttare proprio anche un commento che ci ha fatto l'amico Daniel, dove appunto dice: la mente, se la mente è duale, vuol dire che è solo una parte che mente e l'altra, diciamo, in teoria dovrebbe essere in linea. E proprio facendo il paragone con gli animali, il punto non è. Perché poi può essere frainteso quello di pensare, discutere, se viene fatto correttamente, ben venga, cioè accresce. Il problema sono cioè da cosa nascono tutte quelle diatribe? Se nascono realmente da un problema reale o da una sovrastruttura che ci siamo creati noi? Perché volevo sfruttare questo commento? Pensiamo proprio all'esempio, buonasera al gatto, pensiamo Come all'esempio. vedete, la natura non sta lì È a pensare, a infallibile. Vabbè, ma ci ha discutere. salutato, scusa, poverino, poi perché lo dobbiamo far arrabbiare? Ha ragione anche lui. O lei, adesso non so chi. Era lui, era lui, Ah, era ecco, vedi che lui. allora l'avevo riconosciuto, aveva il tono maschile. E proprio in merito agli animali, per esempio, è bello vedere come loro riescano, più che appunto passare tempo a discutere con se stessi o farsi mille paranoie, mille
involuzioni mentali, come riescano a percepire chi hanno di fronte. Lo vediamo, per esempio, che ne so, a me è capitato spessissimo con i gatti, avendone in passato uno in casa, e quando veniva a trovarmi un mio amico che odiava, allora, il gatto era schizzinosissimo, quello che avevo io, cioè, era proprio una bestia selvaggia, gli faceva anche un po' schifo quando lo accarezzavamo, cioè tollerava un po' rannicchiandosi, poi appena ci giravamo si leccava per pulirsi perché gli faceva un po' schifo anche quando gli faceva le carezze. Quindi non andava vicino a nessuno, a meno che non l'avesse deciso lui. Quando veniva a trovarmi a casa un mio amico, che odiava i gatti proprio in maniera, funesta. E lui lo sapeva, perché non faceva in tempo a sedersi questo mio amico che il mio gatto prendeva e gli si piantava sulle gambe, proprio così, gli si sdraiava tutto, cioè cose che non faceva con nessun altro e non si sono messi a discutere, lui lo sentiva e anche con gli animali, con i cani, quante volte è successo, soprattutto con le persone che magari avevano paura del cane, che il cane prendesse di mira proprio quella persona lì, dice: ma lo fa apposta, non ha mai fatto niente a nessuno, si fa sempre i fatti suoi e quello lì l'ha preso di mira. Perché percepiscono, poi pensano anche, ma partono da una base reale e raramente si sbagliano, cioè partono dalla percezione reale di quello che hanno di fronte. Questo poi li porta ad usare bene il proprio istinto e ad agire velocemente nella maniera corretta, o almeno in quella che reputano corretta. Adesso diciamo, non so quanto fosse contento quel mio amico, ma sicuramente lui lo reputava corretto. Era corretto per il gatto, Eh sì, è per quello ma che non per si lui faceva non faceva una problemi. Esatto, piega. Sì, non è che assolutamente. dice che faccio, gli salto in braccio, non gli salto in braccio, No, no, e no, se no, lui poi. proprio immediatamente, cioè, faceva in tempo ad entrare in casa, era una roba da vedere proprio. Come dice Daniel, terapia d'urto. Esatto, sì, proprio. Ma a me è capitato di vedere, non so se magari avete visto anche voi quei filmati bellissimi, c'era questo ragazzo o questi due ragazzi che avevano cresciuto un leone, adesso non mi ricordo il motivo, avevano cresciuto un leone proprio da quando era cucciolo, proprio neonato, e poi a un certo punto, vabbè, l'hanno tenuto anche un bel po' quando era grande, ma poi è stato liberato nella savana. L'hanno ritrovato a distanza di tantissimi anni e questo qui gli è corso incontro e se li è abbracciati, ma non era più, mentre prima ci poteva essere la giustificazione, diceva, vabbè, ma è nato e cresciuto in cattività, quindi ha perso l'istinto a cacciare, che manco per niente, cioè vorrei vederlo un leone. Lì ormai era anni che viveva e sopravviveva nella natura, quindi nessuno lo nutriva e lo curava se non se stesso. Eppure lui è sembrato riconoscerlo a distanza di chilometri, il padrone. E quella è la differenza. Tante volte purtroppo anche noi, e basta vedere il recente passato, abbiamo reagito d'istinto o pensando anche troppo, ma il problema paralizzandoci per giunta. Ma il problema era tutto dovuto alla percezione che avevamo. Così come purtroppo in questo momento, per quanto non siano meravigliose le cose che stanno succedendo intorno a noi, non sono le prime, non sono le ultime e non è che fino all'altro ieri non succedeva niente. Allora perché non avevamo la stessa preoccupazione, la stessa percezione? Il problema è tutto lì. Cioè la percezione sembra una cosa infinitesimale, ma fa tutta la differenza del mondo. E purtroppo gli animali ce l'hanno giusta e noi tante volte ci complichiamo un po' la vita, almeno questa è la mia opinione. Sì, assolutamente, sono assolutamente d'accordo sul fatto, quello che dicevo prima, Marco, la cosa migliore è Ah, non su semplificare. quello che ho detto io, sei d'accordo su quello che dicevi prima tu?
No, certo, che sono d'accordo su quello che dicevo io. E beh, che pensavi che ero d'accordo su quello che dicevi tu? No, 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 assolutamente ci Ah, ecco, mancherebbe. no, mettiamo in chiaro. Ma sono assolutamente d'accordo. E poi c'è quello che dicevo prima. Perché che cosa accade? Accade che praticamente finché noi discutiamo perdiamo il senso del tempo e accade una cosa molto interessante, che noi continuiamo a vivere nella accezione di tempo che i greci chiamavano Cronos e ci dimentichiamo che ogni tanto c'è anche un Kairos. Quindi, cosa accade? Allora, intanto facciamo la distinzione dei due termini. Il Ecco, Cronos è... diamo a Kairos quel che è di Kairos, per così dire. Esatto. Esatto. Cronos è il tempo così come lo conosciamo noi, cioè lo scorrere degli istanti presenti e quindi che ci fa percepire un passato, un presente e un futuro. Ecco, così è il tempo lineare o ciclico, come si dice spesso e volentieri. Però è quel tempo che ci fa sempre percepire che non esiste solo l'istante presente, ma esistono anche altre declinazioni. E questo accade perché proprio la nostra mente è strutturata in maniera da poter astrarre e quindi il concetto di astrazione ci fa percepire anche passato e futuro. E questo è possibile grazie al fatto che abbiamo un linguaggio articolato, cosa che gli animali e i vegetali ovviamente non hanno. Ecco perché loro vivono solo nel presente, non hanno la capacità di astrazione e non hanno un'altra caratteristica importante. Perché questa capacità di astrazione, questo linguaggio articolato che ha tantissimi punti favorevoli, vantaggiosi, in realtà ha un difetto che ci fa vivere quello che noi comunemente chiamiamo lo stress. Quindi voi vedete che lo stress è assolutamente collegato al tempo. Perché dico viviamo lo stress? Perché non riusciamo più a riconoscere la differenza tra Cronos e Kairos. Kairos è il tempo opportuno perché le cose si verifichino. Perché finché noi continuiamo a discutere, in realtà Kairos potrebbe essere passato. Oppure potrebbe essere successo qualcosa che ci dava un input, ci dava un'informazione, un messaggio ben preciso per capire quando Kairos si sarebbe manifestato per fare esattamente quell'azione. Quindi che accade? Che nel momento in cui io non riconosco più Kairos, non riconosco più Cronos, e beh, vado in stress. E lo stress è quella situazione che noi viviamo quotidianamente proprio perché non riusciamo a fare quello che vorremmo fare o tutto quello che vorremmo fare. Infatti, siamo stressati per quello che è successo ieri, siamo stressati per quello che sto facendo oggi perché sono in ritardo su quello che dovevo fare e sono stressato perché allora domani non riuscirò a fare tutto quello che voglio fare, oppure sono stressato perché devo rinunciare a qualcos'altro, sono stressata perché sono oberata di cose da fare che si sono accumulate. Ma perché si sono accumulate tutte queste cose? Perché in realtà non le ho fatte nel Kairos corretto, ma ho procrastinato.
E allora, procrastinando, cioè rimandando continuamente delle azioni, beh, queste vanno ad accumularsi e poi mi ritrovo in, come posso dire, sovraccarica. Ecco, lo stress provoca, delle tossine che si vanno a, diciamo un po' così, ad attaccare. Nell'apparato, soprattutto va ad agire nell'apparato nervoso, quindi nel sistema nervoso, soprattutto il sistema nervoso centrale, ma anche periferico. E allora cosa accade? Che l'impulso elettrico non passa come dovrebbe passare, perché c'è un'interferenza. Ed essendoci un'interferenza, io non comprendo più, o meglio, non riesco più a gestirmi correttamente nello spazio-tempo. Ecco quindi che subentra lo stress. Margo. Basterebbe vedere proprio quello, mi rifaccio anche qui sempre utili ai commenti, mi sembra sempre dello stesso Daniel, anche a parità di specie, quindi nella nostra, di esseri umani, quanto sia differente un bimbo da un adulto. E io ho provato a immaginare nella mia testa, tante volte, non so, come potrebbe essere spiegare la vita che facciamo tutti i giorni, che apparentemente è normale, cioè ha tutto senso in teoria, cioè mentre noi viviamo non è che pensiamo ma diamine cosa sto facendo, dove sto andando, ma perché sto facendo sta cosa, cioè non ci poniamo tanti problemi, rientra nei costumi sociali, nelle abitudini, Ecco, immagino di doverlo spiegare a uno che dovesse atterrare sul pianeta Terra domani mattina o uno che arriva dall'altra parte del mondo e quindi ha delle abitudini completamente diverse. E secondo me faremmo decisamente fatica a spiegargli tutti i comportamenti che noi abbiamo quotidianamente, soprattutto quello di cui parlavi tu prima, cioè effettivamente la maggior parte delle persone sono preoccupate del loro passato, deluse del loro passato, sono preoccupate, deluse di quello che hanno appena finito di fare e già si preoccupano anche per la giornata che viene, così almeno si assicurano una notte tranquilla e serena. E si farebbe molta fatica a spiegargli tutto, cioè ci troveremmo in forte imbarazzo. Ed è lo stesso forte imbarazzo che molte volte capita proprio con i bambini. Perché i bambini tante volte te le chiedono quelle cose lì. Ti dicono: ma scusa, ma perché stai facendo questa roba qui? Ma perché deve essere così? Perché funziona così? E quante volte ci siamo trovati leggermente spiazzati e a darci quella falsa scusa di dire: vabbè, ma non posso spiegarglielo, lui è un bambino, non capisce. E in realtà la verità è che magari è una pistolata, diciamo, quello che stiamo facendo, non è il bambino che non lo capisce, cioè se il bambino non lo capisce c'è un motivo, perché non ha senso. Uno per capirlo deve essere abituato a fare quella roba lì, perché se no non ha una spiegazione, quello è il problema. E loro quella roba lì non ce l'hanno, proprio perché intanto hanno una percezione, anche qui invito tutti a riflettere su come un bambino, senza ancora conoscere né la lingua, né l'alfabeto, né i numeri, né niente, e avendo visto più o meno ancora, magari nel primo anno, nei primi 2 anni, una cinquantina di persone in tutta la sua vita, riesca a capire perfettamente l'umore, con ogni persona cosa può fare, cosa non può fare, fino a dove può arrivare, cosa può chiedere, cosa può pretendere, cioè è l'essenza stessa della natura, cioè lui è la natura e funziona perfetto. Lui senza neanche capire una parola formalmente e grammaticalmente di quello che diciamo, ma ha già capito tutto. Poi piano piano purtroppo questa cosa si perde. Nel senso che più andiamo avanti, più purtroppo poi subentriamo noi e li roviniamo. Però
Normalmente il bambino capisce tutto. E quante volte invece ci ritroviamo con gente della nostra età che non capisce assolutamente niente, neanche di quello che gli diciamo, non dico di quello che percepiamo o proviamo, ma neanche di quello che gli stiamo dicendo. E questo ci dovrebbe far riflettere un filino, perché vuol dire che poi tutto sommato l'essere umano allora non è fatto così male, anche perché da lì arriva, cioè, forse ci mettiamo del nostro. Ma infatti, Marco, i bambini in realtà non discutono, agiscono, fanno Esatto. esattamente come fa la natura, quindi vanno a sensazioni, a percezioni, a quello che l'ambiente sta dando come informazione ai nostri cinque sensi. E quindi agiscono in base a quello che fa la natura. Che anche gli animali hanno i sensi, i vegetali hanno dei sensi particolari, vabbè, che non sono come quelli degli animali, hanno ovviamente anche dei nomi, delle modalità di azione diverse sicuramente, però la cosa che fanno è la spontaneità, la cosiddetta naturalezza, cioè, e quindi loro non hanno mai lo stress se sono a contatto con la natura. Ovvio che magari qualcuno può dire: no, ma io ho visto dei cani, dei gatti stressati. Sì, però Quelli vivono che in stanno con noi, sì. casa Quelli come? che stanno con noi, sì. Quindi c'è un E motivo perché sono stressati. certo, ma perché sono umanizzati ormai, quindi. Esatto, allora sono d'accordo con Imma su questo messaggio che lavoriamo tanto ma non diamo al tempo il giusto valore. Esatto, perché spesso e volentieri noi siamo cresciuti con una frase molto distruttiva per certi versi, che il tempo è denaro. E allora cosa succede? Più tempo lavoro, più guadagno. Cioè, in realtà non è la quantità di ore lavorate durante una giornata, ma la qualità di quel tempo. Perché è importante, per esempio, ci sono aziende che dicono: a me non interessa quanto tempo ci metti a farlo, cioè, nel senso, devi stare qui in azienda 8 ore, il tuo lavoro lo fai in 6, non importa, fallo in 6, sei pagata comunque per 8 ore. Ecco, questo è, lo so che non tutte le aziende sono così, quindi risparmiatevi i commenti No, superflui su sono tutte questo. così, è solo che l'altra metà ti dice: so che ci vogliono 15 ore, ma io ti pago comunque 8 ore. Non mi interessa. Quindi cioè, sono metà di un tipo e metà dell'altro. Esatto, come ci sono aziende che dicono: no, tu alle 5 timbri vai a casa, il resto lo fai domani, cioè se non hai finito basta. Cioè, è normale, però quel tipo di trasposizione poi noi la facciamo anche nel resto della nostra quotidianità, cioè il sovraccaricarci di lavori, per esempio. Siccome abbiamo necessità di sentirci utili, allora ci sovraccarichiamo e ci prendiamo anche le azioni che dovrebbero fare gli altri. Non deleghiamo. Quando invece quell'azione potrebbe essere fatta da qualcun altro. Ma perché? Perché così abbiamo la scusa per dire che noi siamo stressati e siamo migliori di tutti gli altri. Che poi bisogna guardare anche l'aspetto psicoemotivo che subentra in queste situazioni, perché noi spesso e volentieri siamo stressati perché per due motivi: uno, non vogliamo delegare perché non ci fidiamo, e due, perché abbiamo questo bisogno di sentirci dire che in realtà siamo bravi, quando invece alla fine succede l'esatto contrario, che ti dice: oh, datti una calmata e non ti sovraccarica, non prenderti azioni che non sono tue. E quindi sortiamo l'effetto esattamente contrario.
Ma poi tutto questo discutere, per discutere in realtà io non intendo solo due o più persone che parlano tra di loro. La discussione avviene anche come dialogo interiore, cioè io che parlo con me stessa. E quindi faccio tutta una serie di ipotesi, di teorie che magari con la realtà non hanno nulla a che fare, ma la mia testa mi porta a ragionare così. Perché? Perché ho dei condizionamenti, ho dei codici inseriti nel mio software che mi dicono: ma guarda che quella volta è andata così, ma guarda che attenzione, perché a quella persona sono successe quelle cose. E allora non faccio altro che fare ipotesi. Poi ci si rende conto che istintivamente la prima cosa che ci era venuta in mente in realtà era l'azione più corretta da fare. Ma abbiamo voluto discutere invece di agire subito. E quindi è molto interessante anche questo aspetto di noi esseri umani, perché abbiamo, come dicevo prima, questa capacità di astrarre, abbiamo questa capacità di avere un linguaggio articolato che ci distingue da qualsiasi altro essere vivente che è sulla Terra, ma in realtà questo dovrebbe essere funzionale, cioè essere utile, non crearci maggiore stress. E evitare così di vivere, perché tornando al discorso che dicevi tu, Marco, dei bambini, il bambino perché è felice? Il bambino perché è realizzato? Perché il bambino in realtà vive il cosiddetto frattempo, cioè il tempo che noi utilizziamo dall'inizio alla fine di una discussione, il bambino ha già fatto non so quante azioni utili. Una ne pensa e cento ne fa. Famoso Ecco, noi facciamo l'esatto detto. contrario. Noi cento ne pensiamo e quando va bene ne facciamo uno. Esatto. Ma tutto questo non fa altro che crearci delle situazioni interiori di paura, di blocco, di sensazioni comunque di inadeguatezza, di mancanza Frustrazione. di capacità. E questo perché si attivano tra l'altro anche degli assi cosiddetti endocrini nel nostro corpo, perché quando io vivo nello stress si attiva l'asse ipofisi tiroide surrene, che va poi a produrre tutta una serie di ormoni e di sostanze che invece di risolvere lo stress me lo fa alimentare, proprio perché è una richiesta che sto dando io al mio organismo. Più sono stressata, più l'organismo si abitua a dover produrre quel tipo di chimica. E quindi è vero anche il contrario. Più io vivo e agisco distinto, non di impulso però, distinto. Ecco quindi che l'istinto è la prima soluzione che ti è venuta in mente, in realtà poi si rivela quasi sempre quella corretta. Ed è quando noi diciamo, ecco, vedi se facevo così. Esatto. Però hai voluto fare quelle ipotesi che il filosofo Montaigne diceva: la mia vita è stata piena di eventi terribili, la maggior parte dei quali non si sono mai verificati. Però sono bloccato nell'azione, non vado avanti, sto lì, non si sa mai cosa mi dicono e se dopo sbaglio, ecco, il bambino, l'animale, la pianta non si fa questo problema, agisce e sa per istinto che ogni volta sta facendo la cosa corretta nel qui e ora, non so dopo, non so prima, però nel qui e ora sto di certo facendo l'azione più corretta che io posso fare in quel momento. E quindi facendo continuamente lavorare la nostra mente in discussioni, noi perdiamo la capacità di
di essere in grado di comprendere la differenza tra Kairos e Cronos, che Cronos ci serve per gestire correttamente tutto ciò che serve per quando Kairos si manifesta. Marco. Eh sì, adesso pensavo tante volte quanto spesso succede, per esempio, anche parlando con intanto a me stesso, ma anche quante volte succede parlando con persone vicine, care, amiche, che magari dicono: ah, avrei voluto fare tanto quella cosa lì, vorrei fare tanto quella cosa lì, ma non ho tempo. E magari si tratta di un'azione che alla lunga cosa può richiedere? 50 minuti, 60 minuti, un'ora? E io ormai ho preso d'abitudine il fatto di dire: scusa, ma che ne so, magari l'altra sera ti sei guardata la De Filippi per 3 ore e mezza, 3 ore e mezza la facevi 12 volte quella roba lì, cioè, hai voglia, ce la facevi, la finivi, la ricominciavi. E però tante volte la risposta che si ottiene è: sì, ma avevo bisogno di non pensare, avevo E puoi bisogno stare di sicuro che guardando staccare. quei programmi lì non pensi. E te vai a colpo sicuro, diciamo, oggi l'ho detto spesso questa roba qui. Quindi a quel punto, esatto, cioè, ci si rivolge a Kairos Urbanos, si guarda anche un po' di La Sette. No, e Massimo, a parte gli scherzi, ti chiedeva se gli ricordi Kairos, chi Sì, sarebbe. allora, Kairos si scrive con la K e Come ovviamente è il consiglio. tempo opportuno perché le cose accadano. Ecco, quindi mentre Cronos è lo scorrere degli istanti presenti e quindi il tempo un po' come lo conosciamo, così come è declinato, come il tempo come che di solito quando diciamo tempo intendiamo quello. Kairos è proprio il momento opportuno perché quella cosa sì. Verifichi. Ecco, gli antichi greci avevano questa distinzione. Quindi Kairos è esattamente quello, è il momento perché quell'azione venga fatta in maniera corretta. E noi abbiamo perso la capacità di distinguerlo. È un po' anche quello che si diceva nel Vangelo, 2000 anni fa, il maestro Gesù ci disse: vegliate perché non sapete né il giorno né l'ora. Però se vegliate, riconoscete quando è il momento, cioè riconoscete che io sto arrivando, che il padrone sta tornando a casa. Quindi che quell'azione va fatta esattamente in quel momento e anche appunto, come dice Daniel, l'attimo da non sfuggire, il carpe diem, esatto. Carpe diem non è in ogni istante accogli quello che ti viene offerto, ma sappi distinguere quando è il momento di cogliere cosa ti viene offerto. Questo è il carpe diem. Marco, scusa, ti ho interrotto, ho prolungato ovviamente un po' Oh, ci la mancherebbe. risposta. Hai fatto benissimo. Sei qui apposta. Quindi, anzi, se qualcun altro ha domande, siamo qui per quello, perché sennò sembra che ce la cantiamo e ce la suoniamo fra di noi. No, E l'obiettivo è ben altro. benvengano le domande, considerazioni, approfondimenti da fare, anzi. No, io Se no, suggerirei anche. discutiamo e basta. Esatto, suggerirei per esempio di provare con Google a digitare Cronos dipinto e vedere anche come se lo sono immaginati tanti pittori quel Cronos lì. Diciamo che aveva fame, mettiamola così. Vi lascio la sorpresa, poi vi Beh, lascio la sorpresa. chi era Cronos in realtà, quindi o per i romani Saturno, giusto Esatto. per E dare, poi cioè, è qual è la derivata questa fissazione caratteristica? del Saturno contro, anche se non è mai andato contro nessuno.
Però sì, anche lì il discorso, Marco, insomma, che abbiamo tirato fuori il discorso di Cronos, che lui ovviamente, secondo me, invece è un aspetto che dobbiamo, che è utile forse in questo momento prendere. Cioè, chi era Cronos? Cronos era colui che mangiava i propri figli. E quindi è interessante l'aspetto che lui divora. Ma perché divora? Perché non è saggio ancora. Lui diverrà saggio dopo. Infatti, Saturno ha la caratteristica della saggezza, no? Crono e Saturno ovviamente corrispondono. E perché? Perché lo capisce dopo, quando tu non devi divorare, quando tu non devi aver paura del nuovo, di quello che ci sarà. Non devi neanche aver paura del tuo passato. E allora cosa succede? Che quando tu togli questa paura, in realtà stai vivendo. Stai davvero iniziando a vivere in maniera anche saggia, perché comprendi, perché sai discernere, inizi a decidere. Eh sì, Marco. adesso sempre con i potentissimi mezzi della nostra regia, che ringraziamo ovviamente, stavo aprendo due o tre ideuzze di come è stato rappresentato Cronos, giusto per poi lasciare una libera scelta a tutti, se sia cosa buona e giusta. Vivere seguendo determinate. Allora, questo, beh, penso sia il più famoso e non sembra proprio bonario. E poi abbiamo questo, scusate, non era previsto, quindi farò il possibile. Poi abbiamo questo. Esatto. E poi abbiamo l'ultimo. Che ce la dovrei fare, almeno l'ultimo trovato poi. Dunque, quello l'abbiamo visto, eccolo qua. Dovrebbe essere questo. Diciamo che tendenzialmente non sembra proprio una persona a modo, per carità, avrà le sue caratteristiche positive, ma non sembra una In effetti personcina a le modo. caratteristiche positive arrivano dopo, quando lui viene spodestato e quindi comprende e quindi diventa saggio. Però vabbè, dopo qua si entra Però nel ormai se l'è discorso. magnato, è andato. Ormai dopo è diventato vegano, ve l'assicuriamo, però nel frattempo si è In effetti magnato. poi diventa anche il dio della terra, della fertilità della terra, quindi c'è anche qua. C'è un aspetto che forse il veganesimo aveva qualcosa a che fare con Si è pentito, se era una pentito. così brava persona, e l'ha scoperto tardi, però. Sì, diventa il dio dell'agricoltura, della fertilità della terra, quindi la saggezza che ci riporta al contatto con la natura in realtà. Quindi il discorso iniziale che gli uomini discutono e la natura invece agisce. Ecco, questo è finché io sto qua, ripeto, a discutere, il frattempo se ne va. E io sto qua a stressarmi invece di vivere. Quindi quello che io vorrei, insomma, un po' incentivare le persone, invitare le persone a fare è: smettetela di preoccuparvi di cose che non accadranno mai o che non sono ancora accadute. Cioè, vivetevi la vita. Però domani, vabbè, è domani, adesso, domani al lavoro però. Ok, adesso sei a casa però. Adesso sei lì con i tuoi figli, sei lì con tuo marito, con tua moglie, sei lì col tuo cane, stai facendo una passeggiata, ti stai allenando, stai leggendo un libro. Ecco, non sei al lavoro. Ricomincia a preoccuparti quando entrerai al lavoro domani. Ecco, noi invece continuiamo a stressarci per cose inutili. E quando siamo al lavoro, ovviamente siamo stressati perché dobbiamo pensare al figlio. Dobbiamo pensare ad andare a fare la spesa.
Alla spesa pensaci quando esci dal lavoro, prendi la macchina e vai a fare la spesa. Quando sei al supermercato, pensi alla spesa. No, perché Ok. quando fai la spesa devi pensare a cosa devi cucinare. Esatto, E poi poi quando stai quando cucini devi cucinando, pensare, la De Filippi è un esatto. casino, cioè è un circolo vizioso, cioè, non se ne esce, alla fine finisci sempre sulla De Filippi, non ce n'è, per quanto uno Quindi si impegna. guardo quella che almeno non penso più veramente, sto lì e basta. Diciamo che possiamo riassumere che comunque tu inizi la giornata, alla fine sempre là devi finire, quindi è inutile porsi problemi. Vabbè, io Ima, penso, Serena, scusami, Marco. un Marco, perdonami. riassunto, dimmi. Prima di chiudere, che stiamo andando, che Imma dice il tempo che divora ogni cosa. Infatti, allora è inutile che noi cerchiamo, Per tra me c'è la virgolette, di andare carbonara, contro la invece. natura, perché comunque, ovviamente, la natura alla fine si riprende sempre tutto. Quindi, Marco, non pensare alla carbonara adesso che sei in diretta. Assolutamente no. Allora, io, cioè, un buon metodo è sicuro, di solito funziona, perché poi è quello che alla fine abbiamo decantato sia per gli animali, sia per i bimbi, sia per la natura, proprio per non rischiare che venga mal interpretato, perché poi il rischio è dietro l'angolo, che venga mal interpretato il messaggio. Che uno dice, vabbè, allora domani mattina esco, vedo uno, mi sta sulle boom, gli tiro un cartone, non sto neanche a pensarci, il primo che mi fa girare, no, e diciamo che quello magari conviene pensarci su. La cosa che è diversa, di solito se riesco a fare una cosa senza pensarci su troppo e mi fa felice, è quella cosa è giusta. Quindi banalmente, alla fine non serve molto a capire che cosa ci fa veramente felici e che cosa no. Ecco, lì forse vale la pena di concentrarsi anche solo sul giorno prima. È facilissimo capire cosa mi ha fatto felice e cosa no. Dice, ma allora non vado più a lavorare, muoio di fame. No, semplicemente fai quello che devi fare, cerca di farlo al meglio. Cerca di non farti troppe paturnie perché il mondo sopravviverà anche senza quella giornata di lavoro, quindi il destino dell'universo non dipende da quella roba lì, e fallo in maniera come stiamo facendo noi, da cazzari, cioè diciamo, cioè in maniera da divertirsi, qualsiasi cosa uno faccia, se la può fare sempre. In maniera interessante, con la curiosità di un bimbo, con l'istinto della natura e col piacere dell'essere umano. Cioè, e poi non a tutti fanno felici le stesse cose. Quindi è veramente, veramente, veramente semplice capire. È che tante volte abbiamo paura di essere felici. Il grosso problema è quello. E la grossa paura non è tanto nell'essere tristi, perché sennò diciamo che partiremmo abbastanza sconfitti. Tante volte sembra un paradosso, ma si ha paura di essere felici. E Perché tante non la volte addirittura, conosci veramente, ma tante quindi non volte ci sai si cosa ti vergogna anche di aspetta. dirlo. Quando uno ti chiede come stai, la prima cosa che viene in mente è che gli devo raccontare tutte le rogne che mi sono. Ma perché? Ma Marco, poverino quello lì. mi hai fatto venire in mente un amico che tanti anni fa, insomma, vabbè, io abitavo ancora a Verona, quindi ci eravamo persi di vista, così, insomma, e ci incontrammo, come stai? Tutto bene? E lui mi disse, ma cosa vuoi, Serena? Mi dico proprio parole testuali, poi vi dico perché. Cosa vuoi, Serena? Siamo agricoli e tu sai che gli agricoli, anche se va tutto bene, de devono lamentarsi di qualcosa. Perché io vivo ovviamente in un paese principalmente agricolo, quindi in realtà effettivamente mi dice, non ci sono cose oggettive di cui lamentarsi. Però ormai è insito nel nostro modo di essere, quindi non ti posso dire che va tutto bene, perché è la nostra natura. Dobbiamo dire per forza che c'è qualcosa che non va bene. Quindi se va bene tutto, per oggi ci sono le nuvole,
E beh, vedi che non c'è il sole che splende. Ecco, questo è un po' il concetto che lui voleva trasmettere. Ed effettivamente aveva ragione, perché trovare un modo per lamentarsi è molto semplice, molto, cioè trovi subito tutto quanto. Però se noi facciamo qualsiasi cosa trovando sempre il lato positivo di quell'azione, beh, ragazzi, la vita cambia e non avete più paura di essere felici poi, perché io tante volte mi sento dire: però il mio collega, ma che te frega? Ma cioè, la tua felicità dipende da lui? Cioè, tanto ognuno può parlare solo di sé. Se il tuo collega ti tratta male, beh, in realtà ce l'ha con se stesso, solo che sta prendendo te perché sei lì in quel momento, ma in realtà ce l'ha con se stesso. Quindi è il discorso che diceva anche Maya Angelou, che diceva: se una cosa puoi cambiarla, cambiala. Se non puoi cambiarla, modifica il tuo modo di vedere quella cosa. Cioè, ma non lamentarti. Cioè, è uno degli aspetti più semplici. Tanti mi dicono: e fai presto tu a parlare perché sei felice. E certo, ma la mia felicità me la crei in ogni istante. Cioè, non. Soprattutto perché sei ricca e hai delle certezze economiche, come diceva quell'utente che Come commentava la ci tua. hanno scritto. Ammettilo che sei ricca, Beh, sai milionaria. cosa, Marco? Io ti dico che proprio il fatto magari di non avere la certezza economica come la intendono loro in realtà, beh, forse è proprio questo che mi ha portato ad essere felice, perché quando avevo quel tipo di certezza economica, in realtà non ero proprio felicissima. Okay. È esattamente il discorso delle percezioni di cui abbiamo parlato all'inizio. Percepire e pensare che la felicità sia solo lì, per carità, aiuta, ma assolutamente non è lì. E poi purtroppo quando ci arrivi, rischi che non sei felice, e anzi è ancora peggio. Allora, c'era una domanda, ecco, sì, l'ho trovata, di Matteo, c'è una bella riflessione. Il momento opportuno lo collego maggiormente all'intuizione rispetto che ad un ragionamento razionale, tra virgolette, poiché l'aggettivo razionale potremmo parlare per ore. Cosa ne pensate? Ecco, Ma, non discutiamo. Io direi che è corretto, è quello che io sì. dicevo prima, l'istinto, ok? Non Esatto. l'impulso, ovviamente. Ecco questo. Esatto. Questo E lo. anche possiamo declinarlo forse uscendo da uno spazio meramente temporale, appunto, perché l'istinto piuttosto che l'intuizione sembrano cose istantanee, cose che fino al momento prima non le pensavo, mi viene l'istinto, mi viene l'intuizione, tac, e faccio quella roba lì. Fino a un certo punto, cioè si rischia di confonderlo appunto, come dicevi tu, con cose diverse. E ricolleghiamolo, proviamo magari sempre con robe pratiche. Faccio un esempio su di me, non è che li posso fare sugli altri che li conosco meno. A casa mia, per esempio, ho la fortuna, santa donna, mediamente cucina quasi sempre mia moglie, poi ognuno fa i suoi compiti, ma per cucinare cucina quasi sempre mia moglie. Beh, io quelle poche volte che mi metto a cucinare, per quanto ovviamente sia poco capace, non facendolo tutti i giorni, e quindi anche poco pratico, però cerco di divertirmi a quel punto. Cioè, lì non è che ho avuto tanto un'intuizione o sto più seguendo appunto l'istinto. Il mio istinto è io sono felice quando rido, io sono felice quando mi diverto e so che è così. E quindi voglio farlo, se riesco a declinarlo in tutto ciò che faccio, so già che mi piacerà. E quindi non è tanto importante poi se sto cucinando, se sto leggendo un libro, se sto facendo una diretta, se sto facendo una telefonata. Io so che sono felice quando mi diverto. Non è detto che sia per tutti così, cioè c'è chi è felice stando nell'assoluto silenzio e isolamento.
a quel tipo di persona, se tu gli vai a dire che deve ridere 23 ore al giorno, ti imbraccia la carabina perché inizia a dissentire in maniera abbastanza forte. E quello, il famoso impulso, istinto, cioè, è quello che dicevo prima, tutti sappiamo quello che ci fa felici. Cioè, lo sappiamo tutti. Inutile stare lì, adesso mi faccio le mie 38, 28, 48 ore di meditazione perché così capisco cosa mi fa davvero felice. A questo punto uno si guarda la De Filippi, come diceva, uno lo sa cosa fa felice. Ma voi lo vedete, un bambino che si mette lì e dice, ciao, adesso aspetta un momento a cambiare il pannolino perché devo star qui un attimo a capire che cosa mi fa realmente felice. No, cioè non la fa quella roba lì, lo sa cosa lo fa felice, lo vede dai risultati. Dice, ma a me fanno felice i soldi, prova, magari è vero, ma prova. E lo vedi subito poi il risultato. E non si sbaglia, non si scappa. Oh, molto bene, molto bene. Grazie. Volevo anche rispondere all'altra domanda che ha fatto Daniel, se l'impulso può svegliare la mente che mente. In realtà è l'istinto, perché l'impulso è dato dalle passioni, dalle emozioni basse, è sopravvivenza. L'istinto invece è dettato da qualcosa che è veramente utile. L'impulso invece è una reazione, l'istinto scatena invece un'azione. Poi vabbè, adesso non voglio entrare di nuovo nel merito della differenza tra le due cose perché ormai il tempo, insomma, è Kairos ormai per chiudere la trasmissione. Però magari è un argomento che andremo ad approfondire in altre puntate molto volentieri, proprio perché, visto che siamo nella rubrica il cittadino sovrano agisce per istinto, non per impulso. Ed è una grandissima differenza. Il problema più grande è che le persone oggi agiscono per il 95% della loro vita per impulso. E quindi è anche per quello che poi iniziano a discutere. Pensate a una lampadina e quello che diceva Serena, quel 95% funziona un po' come una lampadina. Magari poi ci siamo dentro anche noi, ma funziona come una lampadina, cioè basta schiacciare, dall'impulso si accende, dall'impulso si spegne, cioè, e spesso si vede questa roba qui, anche sugli interessi, mettiamola così, sui temi di cui parliamo, per stare larghi, poi magari approfondiamo meglio venerdì, ma si vede velocemente questo accendi, spegni, cioè quasi istantaneo. Bene Marco, anche stasera insomma ci siamo fatti una bella chiacchierata in compagnia, quindi ringraziamo tantissimo chi è stato con noi, chi sarà comunque con noi anche in differita, anche se non possiamo interagire direttamente. E prima di salutare vogliamo spoilerare che martedì prossimo non andrà in onda il cittadino sovrano, ma andrà in onda la rubrica Medium, sempre con me e Marco, ovviamente. Quindi vi aspettiamo perché saremo in diretta. Ci sarà un argomento molto particolare e anche con dei risvolti molto particolari, con un ospite d'eccezione. Quindi Anche l'ospite ovviamente è molto particolare, cosa lo E diciamo qua? certo, molto particolare per le tematiche che tratta in realtà, quindi veramente sarà una puntata veramente interessante, quindi vi aspettiamo anche martedì prossimo alle 21:30. Ovviamente il titolo e l'ospite vi verrà segnalato ovviamente nei prossimi giorni. Intanto abbiamo spoilerato solo questa cosa. Io un altro aiutino l'ho dato. In che senso?
Vedranno nei giorni successivi, anche se l'ho dato stamattina, ma non è andato in onda, quindi lo vedranno nei giorni. Giusto. Che noi sappiate che siamo sempre al lavoro, anche quando non ci vedete, noi siamo sempre al lavoro. Siamo Esatto, i esatto. nanetti del giardino. Esatto. Perché non lasciamo passare le ore così? No, no, no. Ma ovviamente, vabbè, noi possiamo perché siamo ricchi, mica, cioè, c'è Certo, ma una in realtà ragione. io, in realtà sì. Poi dipende da cosa intende uno per ricchezza. Altro argomento che potremmo trattare in questa rubrica per riconoscere per il cittadino sovrano cos'è in realtà la vera ricchezza, ma la tratteremo in puntate successive. Allora, Marco, io direi che possiamo salutare. Quindi Assolutamente dai. sì. Aiutateci, no, purtroppo non siamo, sempre sia lodato YouTube, ma non siamo molto indicizzati o graditi a livello di sponsor e quant'altro, quindi l'unico modo che abbiamo di poter non guadagnare, perché non ci guadagniamo niente, ma di crescere, raggiungere sempre più persone, è il vostro aiuto manuale con i ditini. Sul mi piace, ma soprattutto sulle condivisioni. E come ho detto spesso, anche qui si può essere felici in entrambi i modi, tanto se ci sono persone a cui volete bene e che pensate a cui questo contenuto, diciamo, potrebbe piacere, sicuramente condividendoglielo, fate un favore a entrambi. Se pensate che invece potrebbero addirittura odiarci e vi stanno magari un po' sulle balle, mandateglielo e a quel punto abbiamo raggiunto tutti lo scopo. Ok. Grazie Marco, come sempre, quindi ovviamente iscrivetevi al canale, mettete un like se vi è piaciuta questa puntata, vi attendiamo ovviamente martedì prossimo, ma live con me e Marco anche venerdì alle 13:30 con Stampa e Omissis e con una nuova puntata registrata di Benessere e Bellessere lunedì sera alle ore 21. Ovviamente rimanete con noi anche per tutte le altre rubriche di MRTV. Grazie di cuore ancora a tutti quanti, grazie per essere con noi e buonanotte e Marco, sigla.